Ben ritrovati, grazie a tutti gli amici e telespettatori di Finanza Now per essere ancora con noi. È arrivato il momento dell'approfondimento sul Forex, quindi sulle principali valute mondiali. Quest'oggi, come ogni lunedì, ci colleghiamo con Saverio Berlinzani, analista Active Trades. Buongiorno Saverio. Ciao Giulia, buongiorno a tutti. Grazie mille per essere con noi per la solita e consueta analisi del lunedì. Saverio, che settimana sarà per le principali valute mondiali? Ma guarda, innanzitutto dobbiamo partire dalle dichiarazioni di Jerome Powell di venerdì, perché hanno cambiato lo scenario in maniera importante. Dunque, sapevamo e abbiamo visto nelle ultime settimane un cambio di correlazione importante, cioè prima avevamo i mercati azionari che andavano, americani che andavano in controtendenza al dollaro, in questo momento abbiamo i mercati azionari che vanno nella stessa direzione in cui va il dollaro, cioè il dollaro è passato da valuta rifugio a valuta di investimento e quindi se le borse scendono scende anche lui. Se le borse salgono, sale pure il dollaro. Allora, la questione qui è molto semplice. Jerome Powell è intervenuto e le dichiarazioni che ha rilasciato sono decisamente preoccupanti, perché dimostrano come la Fed sia in questo momento in un vicolo cieco. Jerome Powell ha dichiarato infatti che è preoccupato del fatto che ci sia un ritardo nella trasmissione della politica monetaria sull'economia reale. Lui avrebbe voluto in questo momento vedere un'America, non dico in recessione, ma comunque in rallentamento ben più marcato, perché ciò avrebbe consentito sostanzialmente di vedere un'inflazione più bassa e quindi un pivot dei tassi che sarebbe potuto essere a questi livelli. Ma c'è una questione sostanziale, che è poi quella legata anche alle banche regionali. Cioè sostanzialmente gli ultimi dati americani, che sono comunque resilienti e positivi, costringerebbero la Fed a ulteriori rialzi del costo del denaro. Ma la Fed non lo può fare perché? Perché le banche regionali con il rialzo dei tassi vanno in sofferenza e quindi ci si aspetta, così ha detto anche la Yellen, segretaria del Tesoro, ulteriori fusioni tra banche piccole che vengano inglobate dalle banche grandi, che invece sono molto più resilienti. E la questione quindi è molto semplice. Jerome Powell non può alzare i tassi per la questione bancaria e dovrebbe alzare i tassi invece per gli aggregati macro che si dimostrano ancora resilienti. Lui avrebbe voluto tutto il contrario, cioè avrebbe voluto sostanzialmente un'economia reale in rallentamento e un'economia finanziaria, cioè un settore bancario resiliente. Ciò non è così e questa situazione ha creato un po' di scompiglio, nel senso che il dollaro, che stava salendo abbastanza tranquillamente con le borse, ha ripiegato e anche i mercati azionari hanno ripiegato venerdì, come avete visto. Poi nella notte i mercati azionari asiatici hanno tenuto, però vedremo quello che succederà oggi con le borse americane e questa sarà la chiave per comprendere i mercati. Teniamo presente che durante la settimana ci sono tutta una serie di dati macro, compresi le minute della Fed, che potrebbero cambiare ancora questo scenario. A proposito, Saverio, due domande. Uno, a questo punto, che target ti aspetti sull'euro-dollaro? E due, quali sono, oltre le minute della Fed, i dati più importanti che dobbiamo attendere per monitorare, insomma, qualche movimento? Allora, sull'euro-dollaro c'è un punto chiave, che non deve rompere al ribasso, che è quell'1,07 50-60 area, che se violato potrebbe spingere i prezzi addirittura a 1,0490-1,05. Quindi questo è il punto chiave. Se tiene quest'area e ricomincia a salire e rompe 1,11, quindi siamo all'interno di un 300 punti di triangolo che si sta stringendo, quindi nell'analisi tecnica il triangolo potrebbe essere considerato in questo caso una figura di continuazione, e se romperà 1,11 i target saranno 1,15. Quindi le prossime due settimane, a mio modo di vedere, sono cruciali, perché dovremo discostarci da questo box tra 1,8 e 60 come supporto e 1,10,90 e 1,11 come resistenza. Se veniamo via da questi livelli ci sarà un movimento, secondo me, impulsivo abbastanza significativo. Invece, Saverio, prima parlavi della differenza tra che ha avuto e la trasformazione che ha avuto il dollaro tra valuta rifugio e valuta da investimento. Quando è cambiato, insomma, questo lo scopo, insomma, e la posizione del dollaro? Ma cambia nel momento in cui di fatto la Federal Reserve annuncia vorrebbe annunciare un pivot sui tassi, e questo chiaramente favorirebbe le borse, perché chiaramente gli utili aziendali in prospettiva non sarebbero intaccati di meno di quanto atteso, ma dall'altra parte i dati americani costringerebbero la Fed ad alzare nuovamente il costo del denaro e questo rende più appetibile il dollaro. In ogni caso, o le borse salgono perché la Fed comunque mette un pivot sui tassi, ma i tassi sono alti, oppure il dollaro sale perché è appetibile, perché la Fed alzerà continuamente i tassi. E questa, diciamo, situazione bilaterale, che comunque è favorevole al dollaro, rende il dollaro una valuta da investimento.
perché è associata sostanzialmente, mentre in passato le good news provenienti dall'America erano bad news sui mercati azionari, oggi le good news provenienti dall'America significa che l'economia è resiliente e la borsa tiene perché gli utili aziendali rimangono costanti. E con la borsa che tiene, tiene anche il dollaro. Questo è stato il cambiamento, è nato nel momento in cui da good news a bad news ci si è passati da good news a good news. Invece per quanto riguarda l'euro, Saverio, quali sono gli eventi market mover per la nostra moneta unica? Se ci Ma sono. guarda, noi vediamo sicuramente i dati sull'inflazione questa settimana in Eurozona, quindi con i dati di Francia, Italia, Germania, lì vedremo sicuramente quello che potrà essere un eventuale ulteriore rialzo da parte della BCE, perché se i dati fossero ancora forti, la BCE non può fare altro che alzare il costo del denaro a discapito di un'economia che in Germania non dico che sia vicina alla recessione, ma quasi, mentre negli altri paesi tiene leggermente meglio, ma bisognerà vedere perché prima o poi le politiche monetarie avranno degli effetti e ci sarà una trasmissione di questi effetti sull'economia reale. Non crediamo che possa l'economia reale andare ancora avanti in modo tutto sommato resiliente di fronte a persistenti continui rialzi dei tassi fino a dei livelli che non vedevamo da anni. Il mercato immobiliare ne sta già risentendo, vedremo molto presto degli utili aziendali che secondo me risentiranno di questi tassi che sono comunque anche per l'Europa ricominceranno ad arrivare verso il 4,5%. Quindi avremo un euro, prevede un euro debole. Ma guarda, l'euro in realtà dipende perché qui è una lotta tra deboli in questo momento, tra Stati Uniti ed Europa. Io credo che in questo momento gli Stati Uniti stiano leggermente meglio come congiuntura macroeconomica e abbiano, diciamo, più possibilità. Però attenzione, perché per gli Stati Uniti c'è anche la questione del tetto del debito che non è risolta, in questo momento è in stand-by e se dovesse portare a, diciamo, una mancata soluzione a breve, nel mese di giugno si rischia il default. Ora è chiaro che è un default tecnico che non sarebbe, io credo che sia poi una manfrina che alla fine tra repubblicani e democratici, per cui alla fine verrà trovata una soluzione, però certamente questo alimenta un po' la tensione, quindi non è detto, come dicevo sull'euro-dollaro vivrei alla giornata in base all'analisi tecnica che è quella che conta, poi l'analisi macro qualche volta serve per giustificare quelli che sono i movimenti tecnici. Ricordo una cosa, la maggior parte dei grandi players, quindi grandi istituzionali, se andiamo a vedere le posizioni sul CME a Chicago, quindi le posizioni dei future, indicano addirittura posizioni long euro contro dollaro di circa 22 miliardi di euro sul future, che è una piccola parte del mercato dei cambi, diciamo che rappresenta il 5-6% dei volumi sul mercato forex. Se tanto mi dà tanto, vorrebbe dire che ci sono circa 440 miliardi di euro long sul mercato dei cambi generalizzati contro dollaro. E se gli istituzionali sono andati long, evidentemente è perché pensano che la rottura di 1,11 sia più probabile della rottura di 1,0860 e molto probabilmente potremmo anche andare verso 1,15-1,20, nonostante un'economia europea in difficoltà, ma sarebbe più debolezza di dollaro che forza di euro, ecco, questo ci tengo a spiegarlo. Spesso l'euro sale per debolezza altrui più che per forza propria, mentre quando scende spesso è stato per debolezza propria rispetto alla forza altrui. Invece parlando di valute, insomma, magari emergenti, meno conosciute rispetto al dollaro e l'euro, che non è detto Allora, sempre. guarda, è interessante Dollar China. Dollar China si è girato sostanzialmente, ha rotto quel livello a 7, vi ricordate che l'abbiamo richiamato più volte, 6,99,5 ed è salito fino a 7,07. E ricordo che il Dollar China saliva quando c'era avversione al rischio. Questo capitava nel 2020, nel 2021, nel 2022, in occasione della pandemia oppure quando c'era la crisi economica che poi è stata, diciamo, risolta attraverso l'espansione monetaria con quantitative easing, ma il dollaro China era arrivato fino a 7,37, ma stiamo parlando dell'ottobre del 2022, quando ricorderete le borse stavano scendendo e il dollaro stava schiacciando le altre valute come veramente valuta rifugio. Poi da quel momento si era serenato un po' tutto, il mercato americano ha cominciato a dimostrare qualche crepa e il dollaro è cominciato a scendere, il dollaro yuan è sceso fino a 6,70 e ci saremmo attesi che avrebbe tenuto l'area di 6,99,7. In realtà in questo momento ha rotto 7,07 come se ci fosse avversione a rischio sulle borse e questo forse è determinato da una certa manipolazione dei cinesi che hanno bisogno di un cambio debole in questo momento di ripartenza in cui loro hanno di fatto chiuso tutta la questione del lockdown, vi ricorderete, e di fatto adesso stanno ripartendo. Quindi a maggior ragione hanno bisogno di una bilancia commerciale estremamente positiva e quindi la svalutazione del cambio cade a fagiolo.
Ora bisognerà vedere fin quando andrà avanti, ma questa è una salita del dollaro yuan anomala rispetto al passato, quando di fatto a far salire il dollaro yuan ci mette, serviva solo la discesa delle borse. Segnaliamo poi un euro-Norvegia che balla intorno a questo 11,70, non è riuscito a rompere 11,98. Bisogna guardare quello che farà il petrolio. Se il petrolio rimane qui in area 70-75, io credo che la corona norvegese possa rimanere verso questi livelli e in teoria anche salire verso 12,5. Poi forse saranno degli eccessi di euro e bisognerà ribaltare le posizioni e andare short euro-Nokia, ma in area 12,90-13, non prima. Quindi, Saverio, un'ultima domanda prima di lasciarti andare. A livello proprio di investimento, che cosa si compra? Guarda, io credo che se si fa operatività in valuta, bisogna in questo momento credere nell'appetito al rischio e non nell'avversione al rischio. Poi è chiaro che se pensiamo che ci sia avversione al rischio da qui a settembre, perché qualcuno pensa che c'è la grande recessione e la grande recessione porterà al crollo delle borse, l'operazione da fare in questo momento sarebbe cercare dei livelli di dollaro yen da vendere. Quindi un dollaro yen che se dovesse arrivare verso 140-141 rimane un'opportunità di vendita, perché ricordo che verso 144-145 la Bank of Japan aveva fatto il primo intervento a sostegno dello yen e contro il biglietto verde. Tra le altre posizioni che io segnalerei, quando dovesse esserci diciamo, la fine delle posizioni di avversione al rischio, quindi la fine della salita delle valute rifugio, New Zealand contro franco svizzero, quindi dollaro neozelandese contro franco svizzero, ha un buon delta tasso. E se pensiamo che anche questa settimana la Nuova Zelanda porterà i tassi al 5,5%, e la Svizzera i tassi all'1,5%, il delta tasso del 4% è un rendimento che vale la pena, visto che siamo anche vicino ai minimi storici su New Zealand franco svizzero in area 55 con il minimo storico a 52,5. Credo che siano anche dei buoni livelli per provare ad accumulare qualche piccola posizione di Nuova Zelanda come da investitori di medio termine, perché per sfruttare il delta tasso tra queste due valute. Perfetto, Saverio, io ti ringrazio moltissimo come sempre per l'analisi del lunedì, ti auguro una buona settimana e ci rivediamo settimana prossima. Grazie Grazie a ancora. A voi, arrivederci. presto. Noi ci fermiamo ma torniamo tra pochissimi istanti, quindi rimanete con noi.